Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cucina con Luca. Oggi faremo i baci di dama, ma la mia versione, questi biscottini accoppiati solitamente col cioccolato fondente fuso in mezzo, buonissimi, uno tira l'altro. Oggi invece la mia versione le faremo esattamente al contrario, quindi faremo la parte dell'impasto la faremo scura grazie al cacao amaro e invece il ripieno useremo cioccolato bianco. Mamma mia, pazzeschi! Ingredienti e dosi precise qua sotto in descrizione, mi raccomando. Comunque, 125 g di farina di mandorle, finemente. 100 g di farina 00 normale, l'importante è che sia setacciata. 25 g di cacao amaro in polvere, che vanno a compensare i 100 grammi della farina, appunto, in modo che sia tutto 125 grammi. Quindi se noi facciamo il conto abbiamo 125 grammi di farina di mandorle, abbiamo 100 grammi di farina 00 più 25 di cacao amaro in questo caso, e poi 125 di burro. Burro, dopo non facciamo altro che metterlo un secondino nel microonde, così si ammorbidisce. Se no, lasciatelo fuori 2-3 ore, perché faremo l'impasto a mano. Poi 125 g di zucchero semolato e 125 g di cioccolato bianco. L'unico ingrediente in più che uso io è un albume d'uovo. Quindi, questo qua è un uovo molto piccolo, quindi se voi avete delle uova grandi, mettetene metà di albume d'uovo, ci serve tipo come come se fosse un po' di lievito, insomma, no? Perché poi dopo in forno farà il suo lavoro insieme agli altri ingredienti. Tutto qua, andiamo a vedere come si prepara. Faremo l'impasto a mano e questi sì che sono buoni, via! Primo passaggio in una bowl, perché come vi dicevo prima lo facciamo a mano l'impasto. Ho messo lo zucchero e il burro a dadini, l'ho messo 10 secondi in microonde ed è così, a pomata veramente. Quindi iniziamo a impastare come qualsiasi frolla. Io ho messo un guanto per via che se no mi si attaccherebbe troppo il burro in questi tipi di impasti qua alle mani. Invece col guanto vedete che scivola meglio, no? E impastiamo bene burro e zucchero. Allora, dopo, vedete, 2 minuti si è incorporato benissimo il burro con lo zucchero. Guardate com'è pulita la nostra ciotola, bowl. Quindi cosa facciamo? Altro ingrediente, farina di mandorle. Stessa cosa, amalgamiamo bene per circa 2 minuti. Incorporata bene anche la farina di mandorle, andiamo giù con l'albume. Eccolo qua. Dentro mettiamoci anche, non ve l'ho detto prima ma ve lo lascio in descrizione, un pizzico di sale, perché c'è molto burro in questi biscottini qua deliziosi, e poi ci abbiamo anche a posto del cioccolato fondente la mia versione col cioccolato bianco, quindi un pizzico di sale serve a dare un po' di equilibrio, appunto di contrasto sul dolce. Mischiamo e siamo già pronti ad aggiungere la farina setacciata, mi raccomando, tutta, e impastiamo insieme anche al cacao, anche il cacao deve essere setacciato, fino a ottenere un bel composto, quindi ancora 2-3 minuti. Guardate dopo 2 minuti, ma veramente 2-3 minuti, che bella che è questa frolla, praticamente, no? Pronta, vedete com'è pulita anche la bowl? E raccoglie bene tutto. Vedete, si sbriciola proprio come una frolla, non deve essere tanto lavorata. Una volta formato il panetto, è pronta. Ora non ci rimane che farla come tutte le frolle, pellicola, e la andiamo a mettere in frigo per un paio di ore. Se non avete tempo, io direi almeno 30-35 minuti di freezer. Ecco qua, pellicola. Così si stabilizza. Dopo formeremo i nostri
Bacci di dama. Buono. Frigor 2 ore. Dopo circa 2 ore in frigor, la nostra frolla è pronta, si è riposata e è pronta per essere stesa e quindi formare le nostre sferette e baci di dama. Allora, ho messo carta da forno sotto, gli ho dato una squadratura così con le mani in modo che ci diventa quanto più rettangola possibile. Carta da forno anche sopra e adesso col mattarello iniziamo a fare questo movimento. Dobbiamo arrivare a uno spessore di circa un centimetro e mezzo, quindi la stendiamo un po' di qua e un po' di qua. Allora, una volta stesa così, di questo spessore qua, quindi un centimetro, massimo un centimetro e mezzo, e cosa facciamo? Cerchiamo di tagliare dei rettangolini tutti uguali, no? O dei quadratini, meglio ancora. Quindi ad esempio questa maniera qua, da circa direi 2 centimetri, vedete? E dopo lo faremo anche al contrario, e dopo al contrario, quindi così, in modo che avremo più o meno dei quadratini o rettangolini che siano abbastanza uguali tra di loro. Una volta divisi i rettangoli più o meno uguali, li prendiamo, vedete, io ho già iniziato, guardate come vengono quasi uguali praticamente, no? E via, facciamo come se praticamente facciamo delle polpette, non c'è nessuna differenza. Quindi andiamo a formare le nostre sfere, guardate che belle, e le mettiamo qua, schiacciamo leggermente in modo che sotto si appiattisca e rimangano così. Andiamo avanti con tutte le altre. Pronti per andare in forno, 180 gradi, forno statico, 10 minuti, 10-11 minuti, non di più, mi raccomando, perché sennò bruciano sotto. Eccoli qua, 180 gradi, 10 minuti. Mi raccomando, togliamoli subito dopo 9-10 minuti, anche se ci sembrano morbidi sopra. Togliamoli, perché sennò brucierebbero sotto. Invece sotto che siano un po' più scuretti, ok, però bruciano subito e dopo diventano duri e un disastro. Quindi togliamoli dopo 10 minuti di quella grandezza che abbiamo visto prima. Quindi con una spatolina li togliamo dalla teglia e li mettiamo subito su un piatto come questo. E li facciamo raffreddare da soli dopo, anche se ci sembrano morbidi come vi ho appena detto, e diventeranno della consistenza giusta, così. Invece il cioccolato bianco, io guardate, gli ho dato una botta di 40-50 secondi al microonde e l'ho sciolto. Adesso però il cioccolato sciolto è troppo liquido, no? Da caldo. Quindi che cosa facciamo? Lo lasciamo raffreddare circa mezz'ora. Dopodiché farciremo i nostri baci di dama al cioccolato bianco. Guardate la consistenza, piuttosto densa. Io addirittura l'ho messo mezz'ora nel frigorifero. Ok, quindi dopo averlo messo a bagnomaria o come ho fatto io nel microonde, in pasticceria il microonde è veramente un tesoro, conviene veramente averlo. 40-50 secondi di microonde, una volta sciolto l'ho messo in frigo mezz'ora e questa è la consistenza giusta. E accoppiamoli tutti così, a due a due, schiacciamo leggermente e mettiamoli qua. Cercate di farli stare, come si dice, in questa posizione, almeno finché non si raffreddano. Guardate che carini già vederli. Baci di dama al cioccolato bianco, buonissimi, anzi oserei dire pazzeschi. Mi raccomando, una volta accoppiati tra di loro, lasciamoli raffreddare, ma veramente almeno un'oretta. Dopodiché sono pronti da servire. Perché? Perché si solidifica il cioccolato sciolto, appunto. E quindi si saldano bene, no? Dopodiché possiamo ad esempio prenderli bene in questa maniera qua, vedete che belli? E quindi sono pronti da mangiare con un buon caffè tra amici, perché no? Eccole qua, guardate che carini,
Baci di dama al cioccolato bianco. Ed eccoli qua, baci di dama al cioccolato bianco. Ma pazzeschi veramente. Cioè, che dire, l'importante è farli raffreddare, non raffreddare, farli riposare diciamo un'oretta una volta farciti del loro cioccolato bianco. Così praticamente si saldano bene e poi si possono anche servire. Guardate che belli. Baci di dama. Chiaramente provateli in tutti i modi, nella versione classica. Io ho voluto farveli vedere così perché sono buoni in ugual modo. Chiaramente il classico è il classico, però ogni tanto qualche variante fa sempre bene. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere le altre video ricette. E qua sotto nei commenti consigli e... Guardate che bello, consigli e dosi precise. Comunque i miei due migliori consigli qua sono quelli di quando cuociamo in forno le nostre palline fatte, quindi i nostri baci di dama, 10 minuti e piuttosto che li sentiamo morbidi col dito tastandoli appena appena li tiriamo fuori dopo 10 minuti esatti, 9-10 minuti. Li togliamo dalla teglia qua e li facciamo raffreddare completamente, diventeranno friabili, croccanti sul friabile. L'altra cosa è il cioccolato, no? Sia che siano quelli classici fondenti che quello bianco, come vedete qua, lo sciogliamo a microonde o bagnomaria, però l'importante è farlo riposare magari mezz'ora in frigo, come ho fatto io, oppure, insomma, lo dobbiamo far rapprendere un po', in modo che quando lo uniamo non cola, ma rimanga lì. Proprio così. Occhio che questi spariscono subito, eh? Ragazzi, ciao!